Una mostra documentaria dedicata a Marcel Proust è stata allestita dalla Biblioteca Nazionale in collaborazione con la sezione potentina dell'Alliance Française. Celeste Rago. La mostra mette in relazione l'autore Du temps perdu au temps retrouvé con la straordinaria stagione della Belle Époque e dei caffè letterari italiani. Dedicata a Marcel Proust, è stata inaugurata alla Biblioteca Nazionale, il cui direttore Franco Sabia ha sottolineato l'importanza della collaborazione con l'associazionismo culturale per mostrare il patrimonio documentario presente negli archivi della Biblioteca di Potenza. Anche il presidente di Alliance Française ha rimarcato il valore informativo dei pannelli espositivi, selezionati dalla sua associazione in lingua madre, capace di far cogliere al visitatore il complesso itinerario culturale di un autore fondamentale come Marcel Proust. Mariangela Durno, curatrice della mostra bibliografica, ha evidenziato come la scelta di coniugare il contributo di uno dei migliori intellettuali francesi dell'epoca moderna con la produzione culturale italiana dello stesso periodo spesso sia complessa ma stimolante. Per Giuseppe Merlino, già docente di letteratura francese presso l'Ateneo Lucano, Du temps perdu au temps retrouvé non è l'autobiografia di Proust, come comunemente si crede, ma l'affresco di un'epoca, quella della giovane e potente borghesia francese di fine Ottocento, di cui Proust, dall'interno, ne coglie la forza e le debolezze, costruendo dialoghi scintillanti, spiritosi o sarcastici.